Tema: educazione finanziaria. Avvertenza: non dare nulla per scontato. Focus: i conti correnti. Partiamo dalle basi. Un conto corrente bancario è uno strumento per semplificare la gestione del denaro. Ogni conto ha le sue coordinate, quelle difficilissime da imparare a memoria, l'IBAN. Grazie al professore vediamo che cos'è e a che cosa serve. Dobbiamo immaginare che l'IBAN sia l'equivalente della nostra carta d'identità. Sulla nostra carta d'identità abbiamo un numero identificativo che fa riferimento a tutto quello che noi facciamo. La stessa cosa succede per un conto corrente. Il conto corrente, per qualsiasi operazione in entrata e in uscita, verrà univocamente definito da un numero, l'IBAN. Una volta identificato da un IBAN, il cliente può depositare il denaro nel suo conto. La banca lo custodisce e offre una serie di servizi accessibili allo sportello oppure, sempre più spesso, online, grazie al cosiddetto home banking. Gli esempi di servizi sono tantissimi. Fare un bonifico per pagare l'affitto, farsi domiciliare le bollette così da non scordarsi di pagarle, oppure disporre di una carta di credito o di una prepagata con cui fare acquisti online, o anche farsi consigliare su investimenti e assicurazioni. Ok, ora proviamo a guardarla dall'altro lato. Cosa fa la banca con il denaro dei suoi correntisti? Una delle funzioni fondamentali che le banche svolgono è quella di utilizzare i denari dei propri depositanti per svolgere attività di investimento. Una delle principali attività di investimento è quella di concedere prestiti nei confronti delle imprese, piccole, medie, grandi, anche imprese multinazionali o altri individui, ad esempio un prestito al consumo per comprare un bene durevole, un'automobile o la casa. Si tratta quindi di una funzione fondamentale che le banche svolgono per trasferire risorse da chi le ha a chi ne ha bisogno all'interno del sistema economico. I conti correnti hanno dei costi che cambiano a seconda della banca, dei servizi offerti e di tante altre variabili. Alcuni istituti, ad esempio, azzerano molte delle spese dei conti riservati ai più giovani, altri offrono consulenze quasi esclusivamente digitali. Come orientarsi tra le varie opzioni? Abbiamo chiesto al prof di darci qualche dritta su come scegliere il conto corrente più adatto alle nostre esigenze. Tre consigli molto immediati per la scelta. Il primo: ogni conto corrente ha un costo. Guardate con attenzione sia i costi fissi sia i costi riferibili a ciascuna operazione. Secondo consiglio: valutate bene le vostre abitudini. Se siete un operatore che utilizza molto spesso in modalità elettronica il conto corrente, badate in particolare al costo dei bonifici in entrata e in uscita. Terzo aspetto: ogni banca ha un prezzario. Guardate con attenzione il prezzo di ciascuna delle operazioni che transiterà sul vostro conto corrente. Il conto corrente è una scelta importante. Fate tutte le domande che vi vengono, toglietevi ogni dubbio. Una corretta educazione finanziaria parte da una sana curiosità.